sarebbe bello raggiungere il Capo Nord. Allora, la meta che voglio raggiungere è Terni, che sta a casa, quindi da Riccione a Terni. Oppure andiamo in Brasile, a Rio se ci va. La meta che vorrei raggiungere è San Marino. La meta che vorrei raggiungere con questa moto è Sorrento. Allora, la meta che vorrei raggiungere con la moto Honda è a Ostia Antica, al Bar de Nando, perché c'è una birra, non te lo voglio di. Ciao, sono Jennifer. Fa la prima puntata delle Parp Interviste, ci avemo qui niente poco di meno che Dovizioso Andrea. Ciao. Ciao. Come stai? Tutto bene? Sì, vuoi una cicca così per tranquillizzarti? No. C'hai già, vediamo, amico mio. Il circuito che mi piacerebbe percorrere è Laguna Seca. Allora, una bella strada nelle campagne di Faenza col mio futuro marito. Hai messo gli sdrai tutti a spina di pesce? Il circuito che mi piacerebbe percorrere con questa moto è il Mugello. E hai tolto anche i sugamani che sono rimasti lì, che ce ne sono centinaia e centinaia, che la gente li dimentica. Ma che modi c'ha fa? Ho levati tutti, non ce n'è più uno. Con questa moto qui mi farei il passo della Futa o del Muraglione. La strada che mi piacerebbe percorrere, Riccione e Cesenato. Hai tagliato la siepe al ristorante? Se manca il decespugliatore, chi è che la taglia? Il bagnino taglia sì. Siepe. Vado, taglio a siepe. Brava. Ciao capo. Ciao. Prendo la radio perché... Stammi bene, cara, stammi bene. E lo zaino. Il casco. Un telefono. Gli occhiali da sole. Osce però la Honda. Io la domenica parto con la mia Honda e mi dirigo su al Monte Fumaiolo. Quando sono al Monte Fumaiolo, là in cima, mi metto a guardare quel rivolo d'acqua. È lì che nasce il Tevere. Il circuito di Phillip Island in Australia. A noi piacerebbe visitare tutta la costiera romagnola, quindi un bel percorso magari attraverso tutti i parchi della riviera. La persona di cui non posso fare a meno sulla moto è amica mia Jessica. Via dei Fori Imperiali, perché è la via più importante di Roma, con tutti quanti i monumenti di Roma, quindi il Colosseo e tutta la storia, diciamo. Il circuito che mi piacerebbe correre con la moto Honda è Laguna Seca. La strada che mi piacerebbe percorrere con la moto Honda è il lungomare di Riccione. Il circuito che ci piacerebbe percorrere con la moto Honda è il Mugello. La strada che ci piacerebbe percorrere con la moto Honda è Viale Ceccarini. Alex, so Jennifer. Se stai vicino a River mi dovresti andare a chiamare amica mia, Jessica, quella che sta a lavare insalata a River. Quella che lava e condisce. Lei, digli che state a sbrigare perché qui chiudono. Regista va via, mi sta a mettere fretta. C'è ancora d'oro sto ragazzo, io ho detto sempre, guarda. Oh, prima di tutto te volevo dire, ho portato l'amica mia, Jessica. Ciao, sono Jessica. Quella che lavora a River, ciao. Che lava l'insalata. Saluto a tutti i miei amici di Palermo, ciao. Un saluto a tutti, ciao ragazzi, alla prossima. Dov'è che devo andare? Sono una motociclista. Ah, ho detto che c'ero prima io, cioè è inutile che stiamo a fare, signore. Se volete che io vinca domenica, spingete perché sennò non ce la faccio. Ah, oh, mi raccomando, Beh, lei. Ovviamente se non ho lei non ho nessuno, non ho niente. Beh, la fascia, perché senza la fascia non vado da nessuna parte. La cosa che non riuscirei a fare a meno andando in giro in moto sono gli occhiali, poiché mi dà fastidio il sole. Marzio mio, che è un uomo di una raffinatezza e di un romanticismo che non te lo voglio dire, mi ha regalato il carburatore nuovo per la Honda mia. La Road 66. Con questa Honda vorrei attraversare tutto il deserto. Mi piacerebbe viaggiare lungo le strade della Romagna. Io invece vorrei tanto attraversare le strade della California, quelle che si vedono in televisione. Ecco, questo è il mio percorso preferito. Poi torno a casa e metto su le tagliatelle. Il casco. Mi chiamo Samuele e voglio fare un giro nel Mugello. Che devo andare a chiudere tutti gli scivoli, va là. Sarà meglio. Però che Honda, ragazzi. Allora, insomma, arriviamo, affittiamo la moto, perché noi senza la moto non andiamo da nessuna assolutamente parte. Assolutamente sempre in mezzo.
pele Jennifer Palpe intervista, abbiamo finito per oggi. Io mo vado con Dovizioso, amico mio, a bere una birra qui sotto al chiosco. Ciao a tutti, se vedemo. Senti, ma biglietto per Gran Premio, non è che ce n'hai un più da... Ah, oh, ammazza però. Namo, va. Alle chiavi dove sono?